Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio e l'uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Numero 3, Presidente, autocamionale della CIS S.p.A. esito delle procedure di alienazione delle quote azionarie, provvedimenti conseguenti. Che noi eravamo soci della CIS, sì. Un valore di 280 euro. Abbiamo ereditato dalle nostre aziende. Cioè, avevamo una partecipazione quasi di controllo. Poi facciamo una giunta per capire come reinvestiamo questi soldi. Bene. Numero 4, Presidente, Assessore Rixi, conferimento di incarico all'Istituto Internazionale delle Comunicazioni sui fondi UE per lo sviluppo delle attività previste dal progetto Leader Moss, importo di spesa 9.760 euro IVA inclusa. Vale, numero 5, Presidente, grazie, e Vicepresidente, presa d'atto deliberazione numero 490 del 16 luglio 2015 del Direttore Generale della SLUN Imperiese concernente l'approvazione del bilancio di esercizio 2014. Numero 6. Quando ero assessore avevo votato un John Sarma. Allora, così rifacciamo. Allora, deliberazione numero 5. Al numero 6, Presidente, presa data dell'approvazione del bilancio di esercizio 2014, ai sensi della legge regionale 33 del 2014, dell'azienda pubblica di servizi alla persona, opera Piazza di Bernigione di Scotorno, Savona. Numero 7, Vicepresidente, atto di liquidazione su fondi perenti, di euro 217.474,19 a favore dell'IRS San Martino IST per progetto di ricerca sanitaria anno 2006. Numero 8, Vicepresidente. Per la medicina Campbell. Numero 8, Vicepresidente, il recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di sostituzione del modello di bando allegato al programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016. Numero 9, Vicepresidente, recepimento accordo Stato-Regioni, indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione, impiego del defibrillatore automatico esterno. Questo è vengo perché si tratta comunque di un atto importante, il recepimento di un accordo non modificato dalla Regione Liguria, ma che ha un importante significato relativo all'impiego del defibrillatore automatico esterno. Con questo accordo sono stati indicati gli indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione. E prossimamente ci sarà una settimana dedicata al tema dell'emergenza e anche al far conoscere l'utilizzo di questi strumenti, secondo me è un'importante strada tracciata sul tema della prevenzione e sul coinvolgere di più la cittadinanza su cosa fare in caso di emergenza. Numero 10 del Vicepresidente, recepimento accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 181 del 97 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori deputati all'attività di campionamento e analisi e sostituzione dei regolamenti CER. Numero 12, Vicepresidente, indirizzi in materia di acquisizione di personale amministrativo delle province da parte di aziende, enti e di servizio sanitario regionale, modifica e integrazione alla deliberazione 1320 del 2014 e alla deliberazione 27 del 2015. Numero 13, Assessore Berrino, proroga per 5 mesi delle attività socialmente utili
e di tirocini a favore di ultracinquantenni, protocollo d'intesa approvato con deliberazione 1592-2014, rideterminazione su importi già assegnati e impegno per euro 5.061,3. La seconda parte dei laboratori delle procure, abbiamo rinnovato quella di Genova, la sono quelli di Spezia. Numero 14, assessore Berrini, decreto legislativo 422 del 97, contratto di servizio per il trasporto ferroviario sulla linea Genova-Cosella tra Regione Liguria e MTSPA, applicazione delle penali di quell'articolo 16 sul saldo dei corrispettivi anno 2014. È il trenino fermo. Trenino fermo, noi abbiamo chiesto spiegazioni a MT, MT ci ha risposto con una lettera in cui cercava di scaricare sulla Regione delle responsabilità che, anche se non era questa amministrazione la precedente, però non ritengo che la Regione avesse, in quanto ha fatto tutto con precisione questo tempismo, quindi la fase successiva è questa delle sanzioni. Poi non si porrà, vediamo, rilascerà sicuramente un giudizio, però per noi è impossibile star fermo. Ma possiamo riprenderci il trenino di Caserta? Non sarebbe un passo pazzesco? Una? Sarebbe un passo pazzesco. Lo nazionalizziamo? Costa 3 milioni all'anno di gestione. Costa 3 milioni all'anno perché nessuno ci va su, non vendono i biglietti, è chiuso. Se qualcuno no, ci... Quando era aperto costava 3 milioni all'anno di gestione, adesso che è chiuso ne costa di più. Cioè, non sono... Ora servono pazzi. Comunque... No, non lo so, io non ci sono mai stato, tra le caselle ha un significato turistico di qualche cosa, o è un treno del cazzo inutile? No, è bello, è turisticamente bello, però fa una media di 40 passeggeri al giorno. Anche perché non è mai stato veicolato, utilizzato. Non c'è neanche un cartello al porto antico, all'acquario, c'è il trenino di Caselli con il ciuffo e la locomotiva. Quando riaprirà sarà utile, però deve riaprire. Noi sentiamo con questo di... Il problema del trenino di Casella è che come strumento del trasporto pubblico ha dei costi assolutamente non gestibili. Come strumento di promozione turistica può avere un senso, ma chiaramente che bisogna crearci un progetto che abbia le gambe per poter camminare dietro, quindi anche perché un treno che mi sembra che ci metta 40 più di 40 minuti per arrivare a Casella, quindi va pianissimo. Ma come hai fatto sto treno? C'hai un trattamento ridotto, uno degli ultimi. Adesso hanno ordinato un treno nuovo. Però c'hai vagoncini fighi da turista? Ce n'era un treno figo da turista, solo che dopo che li lasciano lì ci sono andati dentro i soliti balordi, hanno messi devastati. Arrivano anche le cene, no? I pranzi. Però se arriva il treno nuovo che è bello, però... Però è un treno da trasporto locale, non è un treno con le carrozze di legno dell'Ottocento, la locomotiva a vapore... È il cambio di passo è quello. Ora mi chiedo. Ma comprarlo cosa lo sa? Il gestirlo costa di male. Comprarlo a prezzo di saldo. Non lo uso, non è chiuso. A parte che... Sì, possiamo... detto noi, era prima la società regionale, questa era la MD. MT per anni ha preso praticamente i contributi per gestirla invece di investirli in lingua per altro. Non si può fare una legge quindi non riprendiamo. Grazie. In questo momento ho quei lavori ancora da fare e da riaprire, secondo me no. Quando ricomincerà a funzionare ci possiamo pensare. In questo momento andiamo noi un problemone. Intanto ci devi investire in un treno che sia figo, all'angolo della stazione di Casella, ci devi fare una stazione di infatti come promozione turistica può avere un senso, però dovresti fare una società pubblico-privata, trovare uno che ha fatto del suo business aziendale la promozione di questi treni, in giro per l'Europa di gente ce n'è, no? È un approccio completamente diverso rispetto a quello che Regione Liguria ha utilizzato e che MT ha utilizzato. MT. Sì, diciamo che come mezzo di trasporto pubblico urbano non serve a niente. Ti deve servire nei weekend da colazione alle famiglie che vogliono andare in campagna a portare i bambini. Addirittura cioè, io ci sono cresciuta. Sì, c'era un vecchio progetto per unirlo con la stazione di Brignole, ma non è mai stato fatto né realizzato né finanziato. A quel punto ci sarebbe stata l'unione diretta, perché il problema vero è che il treno di Casella
arrivato su Genova non ha un posto né per parcheggiare la macchina né ci arrivi sopra Manin, alla fine poi da lì ti devi muovere comunque. Quindi non è stata introdotta in un concetto integrato. E se i nostri piani di sviluppo la avessimo a Ferrovia Nord Milano, negli accordi con la regione di Lombardia? Io credo che appunto a fini turistici può essere utilizzato, chiaramente poi puoi gestire il traffico locale, però insieme al traffico turistico, direttamente come ferrovia di diciamo, urbana, a dei costi di gestione esagerati. La leggere con turisticamente dovrebbe fare qualche centinaio di passeggeri al giorno di meno. Esatto. Qualche centinaio, se ne fa meno di un altro. Però ma tutto sta progetto più così. La gente la... Ma abbiamo visto che ci sono anche i giornali nazionali che ci hanno fatto la campagna. Sì, la campagna sì, però poi vuoi dire... Non è una cosa, cioè... No, ma il percorso è bello, il problema è che è difficile da raggiungere, tipo, forse solo a Spezia, che le navi da crociera ci sono tutti i mondi sulle terre, li mandi sul trenino e funzionerebbe tantissimo. E fai un accordo con le navi da crociera, te ne farò. Poi partenza arrivo, non è partenza media per la gente scende. Cioè, chi arriva qui in porto non può andare a farsi una giornata. No, perché sbarcano e pare, non è che la spesa che fa per la stazione, di crearci un progetto, la stazione figa del trenino dei primi del Novecento, il treno che sia figo dove sali, il bar dentro il treno che ti dà la Coca-Cola, si deve fermare in qualche posto che vale la pena di scenderci, perché se no, dietro ti tirano le pietrate, quelli che li hai deportati, diventa una deportazione di turista, non è più un... No, può essere funzionale anche con i progetti con le scuole, con tutta una serie di robe. Però appunto bisogna, non si può trattare come, sì, come se fosse la 32 barrata degli altri. Esattamente. Prima dobbiamo rimettere in moto. Se no, chiudiamo la giornata. Che ci abbiamo? Allora, numero 15, io ancora un po' di vedere, dell'assessore Cavo, invita a presentare operazioni relative ad azioni finalizzate all'inserimento di giovani con disabilità nel mercato del lavoro, a valere sull'asse 2, inclusione sociale e lotta alla povertà, del programma operativo Fondo Sociale Europeo, FES 2014-2020. Siete quelle 4 milioni di euro. 5 milioni di euro, sono per i disabili, per ovviamente fare... A fare stage, inserimento lavorativo e anche progetti a seconda dell'età, all'insieme alle famiglie. Abbiamo tre misure per i medio gravi, medio lievi e un progetto mitigato anche alle famiglie. C'è una misura, la prima da 2 milioni di euro, la seconda da 2 milioni, l'ultima da 1 milione di euro. E ovviamente un bando europeo, per cui noi stiamo dicendo a niente, sostanzialmente con questa libera, fateci i progetti, ci sono 5 milioni del Fondo Sociale Europeo asse 2 da assegnare. Ritengo che sia anche un momento importante per farlo, visto anche tutte le polemiche che ci sono state sulle mancanze di servizi disabili. Questo è un segnale forte, secondo me, che diamo. Speriamo che gli propongano progetti altrettanto forti. E soltanto che a Genova mi dicevano che per l'iscrizione al primo anno, praticamente questo bando permette sia l'iscrizione ai primi anni dei nuovi corsi di formazione professionale sia la prosecuzione dei secondi e terzi anni. Solo che a Genova, per quanto riguarda il primo anno, abbiamo già un 400 richieste, quindi credo che possono essere urgenti da fare. Comunque il bando è molto chiaro, se avete voglia di vederlo allegato e da tutte le idee. Numero 16, assessore Mai, contributi all'Unione dei Comuni e ripartizione risorse statali anno 2015, euro 712.008,37. Sì, qua si stabiliscono i criteri e requisiti per assegnare questi fondi, questo riparto all'Unione dei Comuni. Come dicevo in consiglio qualche giorno fa, è un grosso problema, nel senso che a livello regionale 22 sono le unioni costituitesi oggi che rappresentano racchiudono 111 comuni, quindi la Liguria è praticamente spaccata tra i comuni che hanno scelto unioni e i comuni che hanno scelto le convenzioni. Adesso stiamo ripartendo, questi fondi sono vincolati esclusivamente alle unioni e quindi qui ci sono i criteri decisi. Chiaramente poi
l'idea è quella non solamente di erogare i contributi, ma di seguire passo passo i comuni in questo percorso, quindi in prospettiva l'idea sarà quella di affiancare tecnicamente anche ogni singolo comune per cercare di raggiungere l'obiettivo anche abbastanza presto, perché attualmente i risultati non ce ne sono né in termini economici, quindi risparmio della spesa pubblica, né in termini di servizi migliori per il cittadino. No, la verità è che bisognerebbe incentivarli a accorparsi i comuni. Numero 17, assessore Mai, preziario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale, adeguamento dei valori calcolato sugli indici dei prezzi al consumo. Sì, si rendeva necessario l'aggiornamento di questo preziario che praticamente considera opere di miglioramento fondiario, interventi in ambito forestale. Si rende più che mai necessario ora che partiranno i nuovi PSR, quindi nuovi bandi, e attualmente avevamo dei prezzi un po' fuori mercato, quindi con i progetti, con le richieste di aiuto, insomma gli interessati non sarebbero riusciti a starci dentro, come si può dire. Quindi questo è grosso modo quanto. Quindi l'assessore Mai, deliberazioni di concessione di contributi, si sede la legge 36 del 2000, la numero 18, concessione di contributi per lo svolgimento di iniziative zootecniche dell'associazione allevatori con un impegno di spesa di euro 180.000, invece l'altra, la 19, concessione di contributi sempre per attività di selezione del bestiame ed effettuazione di controlli funzionali, un impegno di spesa di 100.000. Bene, queste erano state oggetto di deliberazione a credo luglio, dopodiché abbiamo dovuto recepire, e anche questo era un provvedimento che abbiamo passato recentemente in giunta, alcune indicazioni delle commissioni europee, quindi di fatto andiamo a sostenere l'attività degli allevatori rappresentata da ARA, associazione regionale, con questi fondi. In un caso andiamo a incrementare la cifra già destinata dal Ministero di 190.000 euro per la nostra parte di 100.000, anche se a fronte di una spesa, anzi di un aiuto necessario di 180, quindi sicuramente queste categorie risulteranno ancora essere in crisi. Questo finanziamento serve sostanzialmente per diverse azioni a supporto degli allevatori, tipo ad esempio la tenuta dei registri genealogici del bestiame e i controlli funzionali sulla produttività. L'altra delibera invece sempre a finanziare quindi l'associazione regionale che fa un'attività di supporto agli allevatori sempre, in questo caso si parla di a fronte di un contributo necessario di 300.000, noi ne eroghiamo 180, anche se insomma attualmente verseremo solo l'80% e il 20% poi a saldo. E queste attività di supporto sono operazioni di informazione e formazione sempre rivolte agli agricoltori sul tema zootecnico, consulenza aziendale e supporto aziendale, oltre che a azioni promozionali a favore dei prodotti zootecnici che sono assolutamente di elevata qualità. È un settore, per quello che riguarda le mie competenze, estremamente penalizzato negli ultimi anni, quindi insomma cerchiamo di sostenerlo per quanto possibile. Numero 20, dell'assessore Scaiola, comune di Casarza Ligure, Genova, approvazione di variante normativa al piano urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 del 2021. Ma questa pratica, presente parlando di Glovat, sarà una delle pratiche che non verranno più in regione, perché questa è la legge che sottopende. Casarza è il comune di Muzio. È il comune di Muzio. Hanno fatto anche fatto bene, se no chi lo sente mi persegue. No, è stata un'ottima pratica, vero Tomione, anche come hanno seguito questa pratica del recupero dei sottotetti, e la legge prevede che per gli interventi sui sottotetti dal 2001 al 2014, in quelle zone lì, devi fare il comune deve fare una variante. Noi nel Glovat toglieremo questa variante, quindi può essere autorizzato e concesso. Quindi questa è la promozione della variante che ha fatto il comune di Casarza, appunto per
un intervento di recupero dei sottotetti nell'area comunale. Va bene. Il numero 21 dell'assessore Giampetroni, una proposta al Consiglio, legge regionale 18 del 99, articolo 12, proposta di approvazione, schema definitivo del piano di tutela dell'ambiente marino e costiero, ex articolo 41 della legge regionale 20 del 2006, ambito costiero 08, tratte geografiche, centro sud, centro e mare nord. Stiamo parlando di un tratto di costa tra Finale Ligure e Alassio, praticamente che cosa si propone al Consiglio? Questo è un percorso che arriva attraverso ovviamente una collaborazione con tutti gli enti e con tutte le attività balneari che sono ovviamente inserite su questo territorio. Questo piano individua tutte quelle misure di intervento di riequilibrio dei litorali affinché le opere di difesa dei singoli tratti costieri di quella zona non pregiudichino invece magari altre zone. Cioè spesso accade che chi fa opere di difesa sul proprio territorio, poi allungando un pennello piuttosto che un'altra cosa, va a danneggiare ovviamente erosione delle coste, eccetera, altre soluzioni. Quindi questo è un piano che ha la stessa valenza dei piani di bacino quando parliamo dei fiumi sostanzialmente, che è stato concordato e che ovviamente viene proposto al Consiglio di individuazione di un percorso comune che ovviamente attraverso una serie di interventi che verranno poi concordati rispetto a questo piano permetterà di avere un equilibrio generale. Credo che come principio... faccio i pennelli per i casi. Esattamente. È già stato sottoposto a base preliminare, quindi insomma può essere proposto. Al numero 22 dell'assessore Giampetroni, questa è una richiesta di parere alla commissione consigliare competente su una bozza di deliberazione della Giunta. Numero 22, articolo 4, legge regionale 28 del 2009, adozione delle misure di conservazione dei SIC marini liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Esistono anche i SIC marini, in Liguria ne abbiamo 27, oltre che i SIC terrestri, quindi queste sono tutte quelle misure diciamo di applicazioni che vanno che andiamo a proporre alla commissione di riferimento, ovviamente per quelle tutele di carattere ambientale che all'interno di questi SIC vanno applicate. Poi abbiamo alcuni atti fuori sacco. Presidente Assessore Scaiola, decreto 35 del 2015, del 30 giugno 2015, dell'Arte d'Imperia concernente il conto consuntivo 2014, determinazioni conseguenti. Niente, nato dovuto, approviamo il bilancio consuntivo dello scorso anno di Arte Impera che chiude con un utile di 7.000 euro. Assessore Berrino. Disposizioni relative all'assenza per visite specialistiche, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, modifiche agli articoli 60 e 61 delle disposizioni interne concernenti i rapporti di lavoro del personale regionale. Sì, è stata una richiesta fatta dai sindacati, torniamo a quella che era la normativa precedente. Fino adesso per andare a fare le visite specialistiche hanno bisogno di un giorno di permesso o di malattia. Invece adesso rimettiamo la possibilità del permesso orario di 2 ore per fare la visita. Mi sembra corretto e anche un po' più semplice. Un giorno per fare la visita? Sì, per un sacco di giornate lavorative per niente. Quante sono le ore lavorative settimanali? La parte di comunicazione io la metto a parte. Quello che mi hai detto tu, è tutto pronto? Assessore Giampetroni, approvazione della procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico e idraulico regionale e delle linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza. Un provvedimento che tutti sapete e conoscete, insieme ovviamente al libro blu, che è il libro blu della pianificazione di tutte le attività che vanno in porto poi dai coordinamenti provinciali e comunali per la gestione delle emergenze, quindi il passaggio al nuovo sistema di allertamento con i 3 gradi di colore giallo, arancio e rosso, che peraltro verrà supportato da un'adeguata campagna di comunicazione che partirà dal giorno 12 per cercare di raggiungere ovviamente più cittadini possibili nel messaggio generale. Dopodiché questa impostazione andrà riempita di contenuti che saranno gli adeguamenti dei piani di protezione civile dei singoli comuni che devono attenersi ovviamente a queste disposizioni generali. Bene che così ce lo diciamo in modo che la comunicazione sia chiara e coerente per tutti. Ovviamente questo segue la pubblicazione
sul bollettino ufficiale, perciò l'entrata in vigore sarà il giorno 15 di questo mese, in modo che abbiamo ancora quindi una settimana nell'attesa della pubblicazione del vecchio sistema di allertamento. Se domani mattina ci fossero caratteristiche di emergenza, noi andremo ancora con l'allerta 1, l'allerta 2 o l'avviso meteo classico. E faremo la campagna dal 12, sì, perché l'anticipiamo, diciamo, e dal 15, 15. Poi dal 15 non mettiamo più e andiamo avanti. Mi pare che siano tutti i media regionali, radio, sì, siti e televisioni. In base a quello che abbiamo. Ok. Assessore Gianpedrone, combustibile del materiale ligneo depositato su aree demaniali a seguito di eventi meteo calamitosi in territori per i quali si è dichiarato lo stato di emergenza. Allora, che cosa è accaduto l'anno scorso? C'è stata una legge regionale del 7 aprile 2015, la numero 12, che disciplinava la possibilità di abbruciamenti rispetto a situazioni di accumuli di materiale che si verificavano a seguito di stati di emergenza o regionale o nazionale. Ora questa disciplina ovviamente aveva bisogno di un ulteriore aspetto specifico che disciplinasse effettivamente come poi realizzare questi abbruciamenti in caso di stato di emergenza. È bene dirlo, perché non è che da domani mattina tutti possono abbruciare qualsiasi cosa sulle spiagge. Qualora dovesse esserci un tipo di evento di calamità provinciale o regionale di tipo B o calamità di stato di emergenza nazionale di tipo C, automaticamente, anche non in costanza di un'ordinanza nazionale di protezione civile, che è quello che ha permesso l'anno scorso peraltro di applicare questo sistema, si può andare ad intervenire. I criteri per andare con cui andare ad intervenire sono quelli che approviamo oggi, sono i medesimi dell'ordinanza di protezione civile nazionale dell'anno scorso, quindi con un'ordinanza del sindaco, con un tot di materiale che non può superare una certa quantità e con la previsione ovviamente di tutte le caratteristiche ARPAL di carattere di tutela ambientale rispetto a che tipo di materiale vai ad abbruciare, eccetera. Quindi o le capitanerie coinvolte. Mi sembra però un sistema che, a fronte di una legge che esiste, dia appunto questa possibilità in automatico alla dichiarazione di uno stato di emergenza anche regionale, appunto, di poter intervenire in quei comuni che hanno questi problemi, come il comune di Litorale che voi conoscete. Assessore Rizzi, legge regionale 32 del 2007, approvazione delle modalità dei criteri per la concessione di contributi a favore del settore del commercio eco e solidale per l'anno 2015. Sì, questo provvedimento viene portato contestualmente con un'altra delibera, perché abbiamo deciso di recuperare alcune risorse da questo settore e metterle sulla salvaguardia di quelle che sono le attività commerciali del nostro entroterra, per cui l'importo è stato portato a 80.000 euro e vengono mantenute le delibere precedenti, la modalità precedente di erogazione. Chiaramente la Regione Liguria sarà molto attenta a valutare e a verificare l'utilizzo appropriato di queste risorse. Ma come li finanziamo? Con contributi su domande di attività specifiche? No, su contributi i parametri sono questi. Le azioni finanziate sono a sostegno di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, sostanzialmente sostegno dei progetti educativi nelle scuole, iniziative di formazione per gli operatori e presentazione dei progetti per la fiera, che viene fatta una volta l'anno. Crediamo che con questo impegno Regione Liguria, insomma, svolta, anche perché vorrei ricordare che ad esempio la fiera mi risulta che Regione Liguria fosse l'unico ente a contribuire, quindi anche il Comune contribuiva sulla fiera dell'Eco Solidale. E credo che insomma lo sforzo per mantenere alcune risorse su questo capitolo sia importante, anche perché chiaramente noi riteniamo che queste persone andrebbero aiutate nei loro paesi e non farle venire tutte in questo paese. Detto questo, è chiaro che in un momento di scarsità di risorse abbiamo ritenuto altrettanto opportuno invece mantenere anche nei loro paesi le persone che vivono all'entroterra della nostra regione, che si sta diversificando probabilmente, quindi iniziare con un progetto che poi ora illustrerò, che dovrebbe essere successiva, perché in questo momento dobbiamo dare delle risposte innanzitutto alla nostra comunità.
Non so neanche esattamente cosa sia il commercio equo e solidale. Commercio equo e solidale praticamente va a finanziare la promulgazione di queste attività che avvengono anche nei paesi del terzo mondo, dove vengono date alle persone che lavorano ai contadini un valore più alto della merce. È un bello il commercio equo, c'è un posto dove vai, compri della roba brutta, la paghi tantissimo. Commercio equo, per cui ci sono una serie di iniziative per utilizzare questi prodotti anche nella filiera delle scuole, a far capire il fatto che determinate produzioni hanno dei costi, che sottopagare il lavoro in certi paesi crea dei problemi. A me piacerebbe poi avere anche il materiale divulgativo per far capire se il messaggio che viene dato poi alla fine sia quello proprio di cercare, come posso dire, di aiutare quei paesi e quelle persone a lavorare sul loro territorio, perché quello deve essere il fine ultimo di questa iniziativa, quindi non deve essere altro, non deve diventare un'iniziativa diversa, e quindi valuteremo anche poi le domande e i progetti che verranno portati. Altro. Poi il disegno di legge dell'assessore Rix modifica la legge regionale 3 del 2008, riforma gli interventi di sostegno alle attività commerciali. E quello che dicevo prima, il presente è un disegno di legge, che così almeno anche il Consiglio regionale non dirà più che non facciamo progetti di legge, e mi auguro che sarà veloce a dare una risposta, anche perché noi lo presentiamo prima del bilancio di previsione, perché poi avremo bisogno di risorse sull'anno prossimo, quindi bisogno di avere la legge che sia pienamente operativa. Il disegno di legge persegue la finalità di preservare e incrementare la rete distributiva in ambiti territoriali sofferenti quali i comuni dell'entroterra ligure. È un problema, tantissimi negozi, soprattutto commerciali, tipo le botteghe in entroterra, sono assillati come gli altri, ma in particolare non riescono a raggiungere addirittura i minimi degli studi di settore, quindi c'è una chiusura costante di esercizi commerciali, una desertificazione e una mancanza di servizi anche per le popolazioni dell'entroterra, che tendenzialmente sono anche anziane. Con questo andiamo a stabilire una prima cifra, che sono gli 80.000 euro che togliamo dall'altra parte. Chiaramente serve questo progetto e andrà a finanziare poi con una delibera di giunta che darà quali sono i parametri. I comuni dell'entroterra, cioè tutti i comuni non costieri sostanzialmente, perché è anche difficile riuscire a capire il come andarla a individuare, al momento è stato messo in legge che devono avere una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, poi col nell'iter diciamo del consiglio e poi col successivo provvedimento di giunta stiamo vedendo anche di valutare i problemi delle varie frazioni, quindi di capire e di avere un monitoraggio. A noi serve anche partire subito, perché in un anno ci piacerebbe verificare i risultati di questa legge in termini operativi e eventualmente andarla a modificare. Oggi è una situazione che anche a livello di Camera di Commercio è difficile avere i dati, è difficile capire la situazione, è difficile anche capire l'impatto di una legge di questo tipo, che però vuol dare un segnale all'entroterra che si sta invertendo una tendenza e che quindi tendenzialmente noi siamo assolutamente, come posso dire, per far sì che in quei paesi si vadano a insediare degli esercizi commerciali e si continui a vivere in quel territorio, perché è sinergico con il Dipartimento dell'Ambiente e con il fatto che noi riteniamo che far ripopolare l'entroterra è la prima salvaguardia di carattere ambientale per la nostra regione. Poi una comunicazione del Presidente, una richiesta di relativa alla richiesta padre del Comune di Genova della presenza del Gonfalone alla cerimonia giorno di Genova e di Colombo, che si terrà lunedì 12 ottobre 2015 alle 17.30 presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, e poi anche l'invitazione dell'amministratore che possa partecipare a questa celebrazione. Qualche idea? No. Allora da vedere. Comunque qua a Palazzo Ducale lunedì 12, 17.30. Poi uno di noi ci andrà. E poi una comunicazione dell'assessore Berrino, azione di sistema del Ministero del Lavoro, Welfare Work, per le politiche di reimpiego per il biennio 2015-2016, assistenza tecnica, Società Italia Lavoro S.p.A. Beh,
per accedere ai fondi dell'assistenza pubblica. Speriamo ce li dia. E ci tocca. No. Signori, per chiudere, tutte le proposte del GROACT, che già sarebbe bene, come dire, avercela a fine di questa settimana, massimo all'inizio della prossima, per cominciare poi la riunione e capire che cosa bisogna mettere dentro, a Edoardo e alla mia segreteria Gian Pellegrini, così poi cominciamo a mettere insieme. Io dirò che oggi abbiamo approvato l'allerta meteo, che poi spiega Giacomo, una serie di sostegno al commercio, e nei prossimi giorni andrà il DURC e a fine ottobre una riorganizzazione del commercio. La nostra tabella di marcia è: lunedì 12 la legge sui rifiuti, lunedì 19 il piano casa, nella stessa settimana il piano informatico regionale elaborato da Data SIA e dalla Giunta, entro la prima settimana di novembre la legge sul trasporto pubblico locale, poi sulla medicina, sulla salute, sanità abbiamo già un cronoprogramma che illustra la Sonia, ma che sostanzialmente comincia da ottobre, ricordo. Entro metà novembre il GROACT, che terrà i seguenti argomenti: imprese di ogni genere con la sua semplificazione, semplificazioni urbanistiche, formazione e lavoro, turismo, agricoltura e cultura. Poi ho scritto una cosa e non capisco neanche che cosa sarà. Ambiente sarà bene, magari. Ah, ambiente. Entro il 31 gennaio il piano rifiuti, entro l'estate dell'anno prossimo la riforma sanitaria. Questo è il nostro cronoprogramma. Okay. Pare che ci abbiamo da lavorare. Arrivederci. Grazie. Una è la Jessica, una è il fisso stampa. E l'altra è il padre. Mio papà. Almeno mio papà voleva sapere se quella dice che devi tutta viene veramente oppure.